non ci convince niente di questo governo, delle promesse ridicole che fa nel tentativo disperato di risalire la china. Il risultato delle prossime elezioni regionali confermerà, dal mio personale punto di vista, da che parte stanno gli italiani, e continuo a sperare che questo 2020 sia l'anno del ritorno della democrazia e della libertà in Italia, della possibilità da parte dei cittadini di scegliere da chi farsi rappresentare e quali politiche si debbano portare avanti. Io penso che qui ci siano ottimi margini di vincere, penso che Fratelli d'Italia avrà un incremento, una crescita di consenso che potrà fare la differenza in una regione come questa, ma in ogni caso il fatto che nella diciamo peggiore delle ipotesi si parli di un testa a testa dimostra in ogni caso che la sinistra ha fallito, perché fino a 5 anni fa questo dibattito non si sarebbe mai aperto, neanche nei sogni più avveniristici, non c'era proprio partita. Allora forse la sinistra dovrebbe interrogarsi su che cosa ha fallito in questi anni. Ieri noi siamo stati a Cesena sulla E45, dove c'era un cavalcavia crollato e un cantiere fermo da 2 mesi. Mercoledì abbiamo annunciato che saremmo stati lì e dopo 2 ore sono arrivati gli operai. Lo hanno ripagato, grazie, lo hanno messo a posto grazie alla semplice imposizione del pensiero e della volontà di Fratelli d'Italia. Ma lei capisce che agli occhi del mondo c'era un cantiere che è stato fermo per 2 mesi perché alla sinistra non fregava niente, e poi per farci campagna elettorale ha risolto il problema in 3 ore. L'Emilia Romagna è una locomotiva d'Italia, non lo è grazie al PD, lo è nonostante il PD. Lo è grazie alla sua gente, all'operosità, alla capacità, alla storia, alla tendenza a sapersi sempre rimboccare le maniche, affrontare le avversità. Senza il Partito Democratico e con una forza politica capace di stare a fianco ai produttori, alle aziende, alla piccola e media impresa, alle famiglie, a chi ha bisogno di aiuto, l'Emilia Romagna può avere molto molto di più.